Si terrà domenica 24 luglio nelle acque antistanti lo stabilimento Sinue il primo trofeo di nuoto in acque libere città di Silvi. La particolarità di questo evento è la sola partecipazione alla gara di bambini e ragazzi dai 9 ai 20 anni. L'evento è organizzato dalla WISP Abruzzo Molise, Comitato di Teramo. Da quello che mi risulta e che ci risulta, a livello nazionale, da Trieste a Otranto e anche probabilmente il Tirreno, è l'unica gara di nuoto in mare per ragazzi. Quindi diciamo che è letteralmente un battesimo del mare per i ragazzi, i quali hanno sempre nuotato in piscina, sanno andare in su e giù in piscina, ma nessuno di loro ha mai fatto una gara di nuoto in mare. Per noi questa è stata letteralmente una scommessa. E all'interno di questa scommessa abbiamo scoperto letteralmente quello che ti stavo dicendo. Quindi ci assumiamo effettivamente una grande responsabilità, che è quella di proseguire nel futuro questa iniziativa, proprio perché crediamo molto nel nuoto giovanile. Io per questa manifestazione voglio ringraziare soprattutto le istituzioni, il comune, la Capitaneria di Porto e ringraziamo anche Antonio Ercolano, che è il responsabile del Comitato di Teramo, che sta creando questa manifestazione. Lo ringrazio veramente e speriamo che domenica il mare sia abbastanza calmo per far sì che questa manifestazione possa avere un buon esito. Siamo felici anche perché tocchiamo uno scenario che è in area marina protetta, dunque un tratto di mare stupendo e soprattutto siamo contenti che lo sport possa far crescere questi ragazzi. Siamo felici che le associazioni hanno scelto Silvi, ma soprattutto che possiamo garantire delle giornate di sport sul nostro territorio.